Buongiorno, benvenuti al mio canale. In un commento mi è stato chiesto se si poteva applicare l'effetto bokeh a eventualmente immagini e a video da computer o da applicazioni per il mobile. Innanzitutto, che cos'è l'effetto bokeh? Ce lo dice questa pagina di Adobe. Bokeh è una parola di origine giapponese definita come il modo in cui l'obiettivo sfoca i punti luce e deriva dal giapponese appunto bokeh, il cui significato è confusione mentale o sfocatura. La lettera H è stata introdotta per aiutare gli anglofoni a pronunciare correttamente la parola bokeh. Io pronuncio bokeh. Che cos'è? Basta vedere queste due immagini. In sostanza, vengono sfocate le parti esterne a quello che è il soggetto principale. E le parti esterne vengono sfocate con una sorta di sfocatura particolare, con una sfocatura che viene aggiunta anche con dei punti luce, vedete? Questo per esempio è un effetto bokeh. Molte immagini sono già con effetto bokeh, se le trovate su internet, questo è un altro effetto bokeh. Vediamo come applicare un effetto bokeh a delle immagini con CapCut, sia per quanto riguarda CapCut da computer, sia per quanto riguarda CapCut da come applicazione per il mobile. Useremo soltanto però CapCut online e non CapCut come programma desktop. Questo appunto è CapCut. Anzitutto vedremo come applicare l'effetto bokeh a una immagine. Ci sono due opzioni, una automatica e una invece meno automatica. Io ve le faccio vedere entrambi. Anzitutto si va su immagine, vedremo appunto all'inizio come applicare l'effetto bokeh a un'immagine. Si va su immagine qua. Qui si va su nuova immagine e qui si va su carica immagine, appunto per caricare un'immagine, così si avrà automaticamente la dimensione dell'immagine giusta selezionandola. Eccola qua. Selezioniamo questa immagine qua, cioè su apri. Questa immagine verrà caricata, verrà mostrata nell'editor. Eccola qua. Qui possiamo anche chiudere i filtri. Questa è l'immagine. L'effetto bokeh applicato a questa immagine cosa significa? Significa che verrà sfocato tutto l'esterno e manterrà soltanto l'immagine centrale, il soggetto in primo piano, senza sfocatura. Per farlo si va esattamente su qua, su effetti. Anzitutto vedremo l'effetto bokeh automatico, che qui viene chiamato bubble. Bubble significa sostanzialmente bollicine. Se noi applichiamo l'effetto bubble automatico, verrà applicato l'effetto bokeh in maniera automatica. Ci clicchiamo. Ecco, vedete? È stato sfocato tutto. Possiamo anche regolare la sfocatura. Andiamo qua su regola. Ci sono naturalmente, come vedete, due cursori per i numeri, per la dimensione. Vedete queste bollicine qua? Queste sono esattamente l'effetto bokeh particolare. Oltre a una sfocatura, aggiungi anche queste bollicine. Questo è il primo sistema. Io posso chiudere qua e naturalmente esportare questa immagine con l'effetto bokeh direttamente. Vado su Esporta, mettiamo JPEG e andiamo su Scarica, per scaricare questa immagine con la stessa dimensione. E questa immagine è stata scaricata. C'è però un'altra possibilità per applicare l'effetto bokeh. Andiamo su CTRL Z per eliminare questa opzione. Ecco fatto, siamo tornati all'immagine originale. Possiamo applicare l'effetto bokeh, diciamo così, con la sfocatura esterna in maniera diversa. Possiamo andare sempre su effetti e applichiamo blur, l'effetto blur, questo qui della sfocatura normale. Qui andiamo su regola e applichiamo l'intensità della sfocatura. Possiamo applicare quello che ci fare con l'intensità di sfocatura. Aumentiamo, cioè magari al 100% no, un po' meno, 84. E a questo punto chiudiamo qua gli effetti e apriamo Esplora File e trasciniamo la stessa immagine sopra a questo progetto. Ecco qua. La posizioniamo esattamente sopra quella che abbiamo sfocato, così. E ovviamente sono le stesse immagini, soltanto che quella sotto è sfocata, quella sopra no. Quindi adesso andiamo su qui, rimuovi sfondo, per rimuovere lo sfondo a questa immagine. Quindi rimarrà soltanto l'immagine in primo piano e il resto sarà eliminato. Rimozione automatica. Vedete? L'immagine in primo piano è rimasta normale, mentre lo sfondo è diventato sfocato perché appunto è quello che sta sottostante, cioè quello che abbiamo sfocato in precedenza. A questo punto possiamo esportare questa immagine, esporta, scegliamo sempre JPEG,
Andiamo su scarica e questa è la seconda opzione per applicare l'effetto bokeh a questa immagine. Possiamo anche visualizzare entrambe le immagini che abbiamo scaricato. Questa è la prima immagine con l'effetto bokeh automatico, secondo me è piuttosto buona, ma vediamo anche la seconda immagine con l'effetto bokeh invece creato da noi. Si può vedere anche la differenza. Questo è l'effetto bokeh normale, automatico, questo invece è quello creato da noi, vedete? Potete scegliere quello che vi pare. E questo è l'effetto bokeh per quanto riguarda le immagini da computer. Adesso vediamo invece l'effetto bokeh per i video. Torniamo su CapCut l'home page e stavolta scegliamo video e andiamo su nuovo video. Si aprirà l'editor dei video. Su file multimediale, qui chiaramente scegliamo dimensione, scegliamo, che ne so, 16 noni. Andiamo su carica, carichiamo un video da questo dispositivo. Carichiamo questi due video, adesso non mi ricordo che video sono, francamente. Ecco, scegliamo questo video qua e lo posizioniamo in timeline, ecco il video. Per applicare l'effetto bokeh cosa dobbiamo fare? Dobbiamo semplicemente sfocare l'esterno. Non c'è un effetto bokeh automatico. Qui se si va su effetti, io non l'ho trovato, perlomeno può darsi che ci sia pro, l'effetto pro, bokeh, però non lo vedo, può darsi che ci sia. Vediamo, proviamo. Chiamarlo così, ok. Può darsi che ci siano degli effetti di tipo pro, ma noi consideriamo soltanto gli effetti non pro. E allora andiamo su sfoca, sconsideriamo solo gli effetti non pro. Questa è la prima sfocatura non pro e la posizioniamo sopra il video. Questo effetto così. Questa è la sfocatura e naturalmente la spostiamo dall'inizio alla fine. Ecco fatto. Selezioniamo la sfocatura, andiamo qua in alto su base per impostare la sfocatura. Impostiamo la sfocatura elevata, tanto fa un effetto bokeh parecchio intenso, ecco 85%. A questo punto cosa facciamo? Spostiamo l'indicatore di riposizione all'inizio e andiamo su file multimediali, trasciniamo lo stesso video nella traccia sovrastante, così, in questo modo. Posizioniamo all'inizio. Chiaramente il video sottostante che è sfocato non si vede, ma noi selezioniamo il video sovrastante e andiamo qua su strumenti intelligenti, rimuovi sfondo, rimozione automatica e attendiamo la rimozione dello sfondo. Adesso vedrete, visto che questo sfondo verrà rimosso, sarà mostrato lo sfondo sottostante che è stato sfocato. Possiamo far andare il video e come vedete questo è un effetto bokeh fatto da noi per un video con appunto lo sfondo che viene mostrato in maniera sfocata e ovviamente possiamo esportare il nostro video. Andiamo su esporta, andiamo su scarica, diamo il nome effetto bokeh, lasciamo la stessa risoluzione, il formato MP4, andiamo su esporta e attendiamo la fine dell'esportazione. Alla fine dell'esportazione potremo riprodurlo. E naturalmente questo video poi lo potremo utilizzare come ci fare. Qui possiamo chiudere, possiamo visualizzare questo video. Ecco qua, effetto bokeh. Ecco il video. E adesso vediamo come si crea l'effetto bokeh per una immagine su Android. Non ho trovato il sistema per applicare un effetto bokeh a un video. Per applicare l'effetto bokeh alle immagini utilizzeremo ancora CapCut, in questo caso utilizzeremo CapCut per Android installabile da questo indirizzo e CapCut per iPhone installabile da quest'altro indirizzo. Io non ho testato CapCut per iPhone ma soltanto CapCut per Android, quindi può darsi che su iPhone qualcosa sia diverso. Delle volte mi capita che ci sono delle applicazioni che sono installabili su entrambi i tipi di dispositivo, però su iPhone in genere funzionano in maniera diversa rispetto a Android. Io mi prendo la responsabilità di dirvi come si fa con Android. Trovare delle immagini su internet a cui applicare l'effetto bokeh è complicato perché quando c'è un'immagine con un soggetto in primo piano, poi i fotografi che l'hanno scattata questa immagine hanno già applicato l'effetto bokeh, quindi è difficile trovarlo. Ho trovato qualcosa, andiamo su un nuovo progetto. Ho trovato questa immagine che non ha effetto bokeh, come vedete, non ha lo sfondo sfocato.
Quindi dopo averla selezionata io vado su aggiungi, posso andare su anche su HD per aggiungerla in alta definizione, vado su aggiungi e viene aggiunta naturalmente nella timeline, questo però è un'immagine, non è un video. Lo seleziono, vado su modifica qui in basso, scorro tutte le opzioni e ci dovrebbe essere duplica, eccolo qua, duplica e viene duplicata, nel senso viene aggiunta accanto, diciamo così. Io seleziono la prima immagine, quella che ho caricato per primo, ci sarà accanto anche l'immagine duplicata e vado su effetti, quindi vado su effetti video, sugli effetti video cerco la sfocatura, cerco l'inglese meglio, cerco quindi blur, ecco qua, vado sulla lente e qui sono tutte le sfocature. Può darsi che ci sia anche una sfocatura tipo già bokeh, io francamente non l'ho trovata, però può darsi, guardate se la trovate. Scegliamo questa sfocatura qua e posso andare su regola per impostare la sfocatura. Qui con il cursore impostiamo questa sfocatura, diciamo così, quasi al massimo. A questo punto vado sul check qui per applicare la sfocatura. Questa sfocatura è stata applicata qui e la applico alla prima immagine. Quindi tocco la sfocatura e la sposto nella prima immagine se mi riesce. Ecco fatto, mentre la seconda immagine non ci sarà sfocatura, vedete? Questa è la prima immagine sfocata, la seconda immagine non è sfocata. Però io la posso selezionare la seconda immagine e andare su sovrimpressione, se mi ricordo si chiama così, o overlay, non mi ricordo, in inglese overlay, qui è sovrimpressione, quindi tocco su sovrimpressione per metterla in sovrimpressione. Però verrà messa sotto e non sopra, vedete? Viene messa sotto, quindi io la sposto per posizionarla sopra all'altra, ecco fatto, bisognava che avessi utilizzato una penna per fare cose più precise, però va bene così. Chiaramente questa qua in sovrimpressione nasconderà quella che c'è sotto, quindi io seleziono quella in sovrimpressione anche se non sembra che sia in sovrimpressione perché sta sotto invece che sopra e vado in basso su rimozione sfondo, se lo trovo, ecco qua, rimuovi sfondo, rimozione automatica. C'è anche il chroma key, in questo caso non ci interessa perché dobbiamo rimuovere tutto lo sfondo, quindi rimozione automatica. Ve la rimosso lo sfondo, come vedete, cosa succede? Succede che avendo rimosso lo sfondo, andiamo qua sul check per applicarlo, avendo rimosso lo sfondo all'immagine è rimasta solo quella in primo piano, mentre lo sfondo si vede quello che sta sotto, cioè lo sfondo sfocato, visto che l'abbiamo sfocato in precedenza. A questo punto possiamo esportare questa immagine, andiamo qua sulla freccia che punta in alto, chiaramente prima potremmo anche andare qua per scegliere il tipo di immagine, possiamo addirittura scegliere, vedete, 2K o 4K, lasciamo stare 1080p, andiamo sulla freccia che punta in alto e verrà scaricata questa immagine con questa qualità, andiamo su salva sul dispositivo, verrà scaricato, visto che siamo su Android, nella galleria, andiamo nella galleria per vedere se c'è. Visto che abbiamo catturato l'immagine con effetto bokeh come video, bisognerebbe estrarre una immagine, appunto un fotogramma da questo video. Se lo si può fare con l'applicazione Video to Photo, che io ci dovrei avere nello smartphone, eccola qua, Video to Photo, si apre, si va qua su Add Files. Si seleziona appunto il video di 3 secondi che abbiamo creato con CapCut. Qui ci sono due opzioni: cattura un intervallo di tempo, cattura l'immagine. In questo caso catturiamo una sola immagine, ci basta. Si chiude l'opacità, si sceglie il fotogramma, si sposta appunto qua. Ecco, questo è il fotogramma che ci interessa. Si mette in pausa, si va qui in basso su Capture e catturiamo questa immagine. E questa immagine è stata catturata, vedete? Possiamo anche catturare un'altra volendo, ma c'è sempre più o meno la stessa. L'importante è che abbia la sfocatura. Possiamo catturare anche un'altra. Ecco. Dove sono queste immagini? Le possiamo trovare nella galleria. Andiamo nella galleria. Ecco qua. Le ultime immagini. Andiamo su album. Le ultime immagini saranno proprio quelle che abbiamo salvato con Video to Photo. Appunto, sono le immagini dell'effetto bokeh che prima era in video, adesso è in immagine. E questo è veramente tutto, alla prossima volta.